Buonasera, bentrovati. Il tema di questa sera è la sicurezza e parliamo di dati che sono disponibili all'interno del salone di acconciatura o centro estetico. Fino a poco tempo fa, con la precedente normativa, nel momento stesso che il salone detenesse nome, cognome, cellulare, email, questo viene considerato come un fatto normale, insomma. Dove scatta la necessità di gestire questi dati in modo diverso? Nel momento stesso che questi dati fossero poi utilizzati per effettuare una profilazione, ovvero per profilare gli utenti secondo determinati criteri. Il passaggio dalla gestione cartacea alla gestione informatica risolve di base questo tipo di problematiche, anche perché per poter accedere ad un sistema informatico, normalmente questo succedeva anche prima e succede a maggior ragione oggi, bisogna avere un utente e una password. È evidente che nel momento stesso che il dato è depositato all'interno del PC, l'unico vero responsabile del fatto che il dato venga conservato è chi utilizza il PC, quindi in questo caso titolare del salone. Sì, spesso e volentieri nel cloud ci lavoriamo già inconsapevolmente, lo scopriamo quando magari ci si rompe lo smartphone, lo cambiamo e quando lo attiviamo ci troviamo le foto all'interno della galleria e spesso e volentieri reagiamo dicendo magia, perché in effetti i dati che erano su un dispositivo si ritrovano su un altro. Tutto questo io lo ritengo buono, perché non dovrebbe essere buono anche per i dati che si gestiscono e si producono in salone? Sono soluzioni buone allo stesso modo, alla stessa misura. Allora, nel momento stesso che si ha a che fare con una soluzione cloud, i vantaggi che sono intrinsechi nella soluzione sono che di fatto io non ho bisogno di prendermi cura dei dati, non ho bisogno di backuppare, non ho bisogno di fare di nulla. Un utilizzo del cloud, ovviamente, per quanto mi riguarda, il mio parere personale è che di fatto aumenti la sicurezza informatica, aumenti la disponibilità del dato e riduca le responsabilità. Oramai diversi anni fa noi abbiamo fatto una scelta molto importante, ovvero siamo passati alla cosiddetta web app, e dunque che di fatto fa leva su tutti questi concetti del quale ho parlato fino ad ora. Perché il GDPR arriva adesso in Europa? Esiste un'unica e sola risposta a tutto ciò e si chiama profilazione, ovvero oramai chiunque tende ad acquisire informazioni per far sì che queste informazioni vengano utilizzate al fine di profilare la propria clientela e quindi migliorare l'interazione con la clientela al fine di poter erogare più servizi piuttosto che più vendere più prodotti. Ovviamente semplicemente vuol dire che l'utente che frequenta il vostro salone deve essere messo in condizione di accettare, di comprendere in modo dettagliato e approfondito e di accettare di far parte di questo meccanismo. Tutto questo è legato ad un aumento delle competenze, quindi l'unico vero modo per affrontare la complessità che avanza, per affrontare per avere la possibilità di arrivare ad avere determinate competenze, quindi capire come funzionano certe cose, sapete meglio di me, so che sfondo una porta aperta, ma l'unica è acquisire formazione e competenze. Dunque, per fare un riassunto globale, per quanto riguarda l'utilizzo quotidiano, grossa differenza lo fa l'utilizzo dei dati in locale rispetto all'utilizzo dei dati in cloud. Sono proprio due mondi completamente differenti. Secondo aspetto, il fatto che nel momento stesso che si decida di andare nella direzione di acquisire soluzioni di questo genere, ovviamente si aprono nuovi incredibili orizzonti. Chiudiamo questa ora di live facendo un'anticipazione di quelli che saranno poi i temi dei prossimi live. Parleremo sicuramente del centralino parlante. Poi l'altro argomento, quello che chiamiamo un sniffer, e parleremo anche di comunicazione digitale. Grazie, alla prossima.